C'è la luce rossa, vedi una lucina rossa lì? Nessuna luce. Allora forse non stiamo registrando. Ha vinto una partita la Juve, Perché non è non è più andato venuto, non si è nello più stadio presentato. Pasca. Chissà cosa stiamo riprendendo adesso. Ma non lo so. Mettiamoci dietro nel naso, dai, così. Ciao ragazzi. Ciao Pasca, grazie anche se Grazie qua. Pasca per averci abbandonato. Grazie Pasca, Ma che sempre bello. gentile Pasca. Ciao Mari, siamo Ciao. soli, ci ha abbandonato. Vabbè, dai, come hai detto. Meglio soli che mal accompagnati. Anche se Pasqua poi non è solo brutto, ma No, accompagna sempre assolutamente. onestamente. Tra l'altro, Mari, noi siamo stati in fiera, abbiamo fatto l'ECMA, ci siamo sbizzarriti con le dirette, per cui io ti voglio costringere a fare le dirette dalla settimana Sai prossima. che tu dici, io faccio, Beh, quindi nessunissimo che problema, bello, che più che bello. volentieri. Allora, Mari, su che cosa siamo Allora, orientati oggi? Cosa facciamo? foglietto, perché Vai. sai quando sono troppe le cose me le devo scrivere. Roberto, che è là di dietro che fa finta di nulla, c'ha Dopo l'inquadro. questa bellissima, perché secondo me l'ha allestita da Dio, A4 2000 TFSI 245 cavalli del 2000 del 2020. Ok, Quindi la macchina ha molto fatto fresca. questo, è diciamo un motore, quello che conosciamo tutti, della Golf GTI, passatemi il termine. Dotato anche già comunque di tutte le strozzature elettroniche che questo motore qua purtroppo, non purtroppo, non è vero, che poi è stato costretto ad essere dotato. Quindi era una macchina che nasce con doppio catalizzatore, col filtro OPF, quindi quello che conosciamo tutti essere il filtro antiparticolato per i motori benzina, e una prestazione più che buona per essere un turbo benzina 2000. Chiaramente Roberto non si è voluto accontentare perché lui la usa solo ed esclusivamente il sabato e domenica, solo ed esclusivamente laddove si può usare, e ha cominciato una serie di modifiche nel lontano 2021, un bel po' all'inizio dell'anno scorso. Eravamo partiti con una semplicissima mappa e ci eravamo attestati intorno a 289-290 cavalli. Non contento, ha agito sullo scarico, appunto, mettendone chiaramente uno sportivo sia a livello di catalizzatore sia a livello di filtro antiparticolato, e questo era appunto l'anno scorso, ed eravamo andati a 300, Roberto, giusto? 311-310 cavalli, quello che arrivano insomma queste macchine, così come il Golf GT, eccetera, con uno, definiamolo Stage 2, quindi poco più di una modifica solo elettronica. E invece adesso mi fa, io voglio l'obiettivo 400 cavalli, vediamo se riusciamo ad ottenerlo. Quindi ci abbiamo messo un bel Stage 3, lui ha portato dall'autofficina Pino di Varazze, che ringraziamo e gli facciamo i complimenti per come ha assemblato la macchina, perché l'ha messa lì, ha veramente fatto un montaggio eccezionale. E dopo una tribolera clamorosa di tentativi di turbo, non turbo, IS20 modificato non bastava, IS38 non ci stava. È andato da una ditta che fabbrica appunto dei turbo, sono riusciti a fargli una sorta di turbina ibrida, un mix tra gli S20, gli S38, quindi decisamente più grossa di portata, eccetera, degli S20 normale, non così grande come la IS38, perché proprio il problema, mi raccontava giusto stamattina Pino al telefono, avevano proprio il problema di farcela stare per come è montata su sta macchina. Poi chiaramente andiamo a fare vedere anche quello, perché chiaramente il motore non è montato per così, per usare parole molto semplici, su come il Golf GT, ma è montato per così, la posizione dei componenti è molto più complicata, perché quando si cambia una turbina non bisogna solo pensare di piazzargliela sotto, bisogna adattarla al collettore di scarico, bisogna adattare tutte le tubazioni, le tube di lubrificazione e di raffreddamento, quindi è molto più ampio il problema. Poi hanno trovato un bel mix, mi chiamo e mi fa, dai Marino, dai, provaci, secondo me 400 cavalli li fai, faccio il mio avviso. No, sono stato molto glaciale a Roberto, gli ho detto stamattina. Non ci arriviamo, se non che faccio la rullata stamattina e solo con le modifiche da lui montato, aggiungo filtro dell'aria, intercooler Wagner bello grosso e via dicendo, eravamo già a 370 cavalli con 480 Nm di coppia. Fra l'altro molto ben erogati, poi dopo li vediamo. Adesso gli abbiamo ottimizzato la mappa, abbiamo fatto la mappatura al cambio, che prima avevamo reputato non necessaria, invece adesso con questo stage è assolutamente necessaria. Facciamo una rullata e poi andiamo a aprire il cofano e a fare i due Assolutamente. ragionamenti io e Dai, te, dai, e vai, magari Rudy. Roberto stesso. Bene. Grazie.
Vale, vale perché non ci siamo. 3,64, che se non fosse per quello che abbiamo appena detto sarebbe un risultato eccezionale. 500 newton metro di coppia. Adesso ti faccio, vado a prendere lo stage, quello bello cattivo, ti faccio aspettare 10 minuti, un quarto d'ora, il tempo di scrivere la modifica, che qui è in seriale, quindi non è necessario togliere la centralina, ma si scrive alla presa di anni e andiamo alla ricerca del nostro obiettivo. Ti aspetto. A tra poco. Vai. Eccoci Marino. Pronti? Scritto. Sei stato bravissimo, meno di 10 minuti mi hai fatto aspettare, ma a casa non se ne sono accorto. Sono stato gentile. Come sempre, non sei come Pasquale. Allora, però qui siamo lontani, perché guarda la linea di 400 com'è. Roberto già là dietro preoccupatissimo, che 3,64, cioè, non so neanche strani. Perché sono venuto giù, mi ha detto. Ok. Adesso vediamo se riusciamo a avvicinarci al nostro obiettivo. Va bene. Ventola di raffreddamento, perché ovviamente, solito discorso, macchina refrigerata è importante tanto quanto scaldarla. E rullata. Vai. Io se ti conosco come ti conosco nel 2004 ti girano le palle in un modo. Io direi me lo concedi ancora 10 minuti. Ancora io lo sapevo. Mancano 6 cavalluzzi. Coppia, siamo al limite. Il cambio comincia a maledirmi. Ti conosco. Però ci siamo. Tutto. Dai, ancora 10 minuti. Belli. Ah, vai, ok. Io lo sapevo io che non mollavi. Vero che senza Pascal è tutta un'altra atmosfera. Tutto sereno, non siamo tranquilli, non c'è quella cattiveria, esatto, quella rabbia insita. Sì, ragazzi. Sì, veramente. Ok, test numero 62. Chuck, terza buona. Facciamo la rullata, non è vero, è soltanto il quarto, dai. Pronti? Quarto di quelli, tu ne hai fatta una stamattina. No, è il quarto da quando abbiamo iniziato le registrazioni. Sarà quando si fanno modifiche del genere. Non è la terza questa? Quarta, ce n'è una di mezza, ne è andata a buon fine, non te l'ho fatta neanche vedere. Ah, ok, scusami. Da stamattina però sarà il decimo, undicesimo ritocco. Ci sono, le diamo, mappature di macchine standard dove si hanno i riferimenti, quindi è molto più facile, se non va bene al primo, va bene al secondo colpo. Ma quando poi ci si passa appunto a modifiche di questa steppa, quindi con varie modifiche, pezzi che anche magari la prima volta che vedi, quindi adattarli all'elettronica un po' più complesso, possono volerci ore e ore, anche 7, 8, 10 mappature. Tu hai fatto 10, la devi urlare 10 volte? Quando lo fai? Ce la fa, la regge, sì. Sì, poi non so, arriva anche la prima macchina che ho fatto per la prima volta, che non è uscita, non so, faccio l'esempio Golf R con la centralina SIM 19.6, che erano quelle che non si potevano fare Golf 8R, l'altro giorno prima di trovare il punto giusto ci sono voluti 7-8 tentativi. Quanto la fa respirare tra una bancata e l'altra? Allora, in questo periodo le temperature ci sono amiche, quindi diciamo con i ventilatori, i refrigeranti, quando la macchina è spenta buttiamo su dell'aria, eccetera, tra una rullata e l'altra è sufficiente magari 15-20 minuti di aria. Però se potermassimo ai tempi di 2 mesi fa, le temperature di un mese fa dove c'era ancora 30-35, fra una rellata e l'altra è meglio buttarci dentro anche un'oretta, perché chiaramente solito discorso che facciamo incessantemente, che abbiamo fatto poco fa, importante scaldarle bene le cose, ultra importante refrigerarle bene, anche proprio per una questione di avere un risultato attendibile. Va bene, rulliamo? Sei vai, sei alla ricerca del 4, dai, il 4 dell'Ave Maria. Un primo piano, c'è un bel primo piano. Niente, fallito. 3,99,8. Però prima io ho visto mentre girava che ha fatto un 400,01, no, giuro, l'ho visto. Può darsi, perché vedi che in effetti sulla scala il 400 l'ha toccato. Adesso scherzi a parte, qui mi fermo per rispetto della macchina e per rispetto di tutto il resto, perché dopo 10 o 20 rullate probabilmente sono anche qualcosina in più di 400. Però dai, scherzi a parte. 499. Mi avrei fatto un po' come lo Spank, te lo ricordi? Quando sì. Dicendo,
risultato eccezionale, curva d'erogazione fra l'altro fantastica, fra l'altro come hai potuto sentire anche tu dal vivo, sound piacevolissimo ma non baraccone, no. Quindi che rispetti quello che è l'indole di base della macchina, perché stiamo comunque parlando di una 4 Station Wagon, quindi una macchina elegante, una macchina da famiglia. Fabrizio penso che sia contento, glielo chiediamo. Fabrizio, 3,99,8 è consentito? Sì, ha storto un po' il naso. Tu non hai idea di quanto gli ruga che non ha visto il 4. Beh, certo, per forza, è qui. Va bene, Marino, fantastico. Pasqui, grazie mille. No, sono Pasqui, Frank. Ma hai chiamato Pascal? L'ho chiamato Pascal. Io ti metto la mano così non ti si vede la faccia. Ci vediamo settimana prossima. Se facciamo la diretta, altrimenti ci vediamo settimana prossima. Sei un grande. Grande, ciao Marino, ciao.